continua a esibirsi di euforia con Carnevale di Manfredonia, siamo in compagnia di Jerry Calà. Ecco Jerry, il motto di questo carnevale è così divertente, lasciarti senza parole. Una battuta da bar dello sport, senza che fa parola sulla schedina. Cosa da dire su questo carnevale? Due, no. Uno non ce lo mettiamo alla Juve? Sì, allora, ma tu sei così o... No, ci faccio. Ah, ci fai un po', no, perché sennò mi preoccupa. Se non ci vedi, vedi, questa è la sfida del fai, quindi conferma quello che sto dicendo. C'hai il pass? Ah, papà. Va bene, allora, siamo a Manfredonia. Ma questo qui è il microfono del geloso. Te lo ricordi il registratore geloso? Guarda. Allora, siamo a Manfredonia, c'è un freddo pazzesco. Io mi aspettavo di fare il bagno, mi ero portato anche il costume. E invece mi salta il bagno, però adesso cercherò di scaldare il pubblico che comunque, nonostante il freddo, vedo che è venuto numeroso per vedere il mio spettacolo e quindi spero di onorare degnamente il finale di questo bellissimo carnevale di Manfredonia. Ecco Jerry, il costume da bagno non te lo sei portato da mare, però quello di carnevale lo potevi portare. Io per esempio non ho speso nulla per questo costume. Secondo te cosa può rappresentare questo costume con queste bretelle? Guarda, è meglio che non te lo dico. Dai, facci questa battuta, dai, che è stata fatta apposta. No, ma cosa può rappresentare? Non lo so. I fiocchi sono due. I fiochi d'avena, non lo so. Cosa... poker, diciamo, cosa... Una... Quando qualcosa va bene, diciamo, va qualcosa che... Una libidine. Ah. Libidine... Sono due le bretelle, libidine... Col poker, va bene. Col poker, e i fiocchi sotto non le velocità. Va bene, i fiocchi, va bene. Ciao allora, ci vediamo dopo, ciao.
Associazione San Michele. Adesso lo devo dire perché io non sono in Manfredonia, ma sono in grado di dirlo. Sim tanda padona in meno di chi ne aiuta. Brava, va bene, andiamo. Promossa, promossa.
simbolo l'amicizia. Come si può
ascoltate, vorrei davvero mi accendete i fuochi, mi fate inciampare e mi volete morto. Si può fare che non fischi il microfono, per piacere? Nel 2016 non può fischiare un microfono. Allora, come siete belli, è la prima volta che c'è un pubblico così mascherato. Fatemi... Buttalo via! Ragazzi, c'è qualcuno che mi boicotta qua. Non funziona. E io, ragazzi, volentieri, ma se non funziona il microfono... L'hai abbassato? L'hai abbassato troppo adesso. Allora c'è qualcosa che innesca. Cambiatemi il microfono. Mentre giravo Abbruzzatissimi, ho compiuto 40 anni, minchia quanti anni fa, è inutile che tirate fuori i calcolatori, ve lo dico io quanti anni ho, 65 anni, minchia sono un figo ancora, ve lo dico da solo. Allora, ho compiuto e ho fatto una festa bellissima a Riccione, dove mi è venuto a trovare... a fare gli auguri il mio idolo. Vediamo se lo indovinate chi era. Chi era? Grande Vasco. Chi è venuto mi ha detto: uè Jerry, non ho capito un cazzo cosa mi ha detto, ma voleva dirmi che dovevo mettere la testa a posto. Io gli ho detto: che cazzo mi avevo sei messo. Poi è stato bravo perché mi ha dedicato la mia canzone preferita che vorrei cantare con tutti voi questa sera. Siete pronti? Vai, settima! Voglio una vita bella, voglio una vita come quella dei miei figli. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come i miei figli. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi.
verso, ognuno in fondo verso, per infatti, fatti un cazzo. Adesso dai, tirate fuori i telefonini, in fondo, piacere, accendiamoli, dai, fatemi questo regalo, così vedo che siete lì, perché di qua, ho fatto 2000 chilometri per venire qua. Passa purtroppo, e passa anche in fretta quando si sta in compagnia, quando stiamo insieme noi, eh? È triste aprire quella porta, io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Veramente, grazie, siete fantastici, vi amo, dai, facciamo un bel pubblico qua, bellissimo, eh sì, cazzo, anche il selfie volete fare, eccoci qua, buonanotte. Allora, l'unica donna, voi qua, in questo stadio, l'unica donna per voi, l'avete già trovata? Sì, eccola. Eccomi, Gerry, eccola, che cazzo di donna è trovata? Quella c'è il pallone, cioè no, c'è il pallone. L'unica donna. Allora, chi non l'ha trovata? Qualcuno non l'ha trovata ancora? Ecco. Allora, sai dove hai sbagliato tu?
sai dove hai sbagliato se non l'hai trovata l'unica donna per te? Che non hai seguito le stelle! Quando tu sei me, noi siamo figli delle stelle, e la notte che ci girai intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci perderemo mai perché amiamo. Noi siamo figli delle stelle, e la storia senza fa, e poi di un giorno. Questa notte figli delle stelle, però volevo, no, volevo fare un avvertimento soprattutto alle ragazze. Occio, eh? Occio, che fra tanti figli delle stelle, però ci sono anche tanti figli della mignotta. Attenzione, occio! Benissimo. E io, seguendo le stelle, e poi l'unica donna per me l'ho trovata. E l'ho trovata, sapete dove? L'ho trovata in montagna. Qualcuno sa dove andavo io in montagna una volta? No. No. A Cortina, bravi! Da un pezzo? Vi ricordate che arrivavo al piano bar? E dicevo quella stronzata storica. Non viene. Non sono bello. Se devo prendere lui. Ve la ricordate? Prendo lui. Tanto sarai mica bello tu. Però piaci. Avete fatto c'è la resurrezione della carne. Non cambiare e guardare. Non ho capito cosa avete detto, uno trombare, uno può. Mettetevi d'accordo. Io dico bravo, signore sì che sì, io dicevo ciullare. Sentite com'è più dolce. No? Ma non scopo nessuno, c'è la spirapolvere che poi c'era anche quella canzone lì, come faceva quella canzoncina? Ti voglio ciullare, stesso mare, da poterti
No, non ve lo faccio vedere. Faccelo, no, perché ormai ho il culo vintage. A meno che non c'è qualcuno che gli piace l'antiquariato. Faccelo vedere. Va bene, allora. Allora, sapore di mare, sapore di mare, però bisogna, a questo punto bisogna cantare anche la canzone a cui si è ispirato il film, che è Sapore di Sale. Ah, la sapete Sapore di Sale? Sì. Ah, la canzone fondamentale per quelli della mia generazione, noi con Sapore di Sale cuccavamo. Ma voi ragazzi giovani qua, voi cuccate? Io ho qualche dubbio, eh. Io ho qualche dubbio, perché? No, perché mi risulta, per esempio, che voi sabato sera, no? Voi cosa fate? Fate aperitivo e cominciate. Aperitivo. Apericena. Cena, anzi fate apericena. Poi fate disco bar, predisco, post disco, discoteca, after hour. Poi adesso hanno messo anche i camioncini fuori dalla discoteca alle 4:30, vi sparate anche il panino con la salsiccia. Ma voi toglietemi una continuità, ma voi? Ma quando cazzo trombate? Eh? Mai! Il sabato mai! Al massimo vi scambiate il cellulare e poi la domenica andate giù di WhatsApp. È vero? Per non parlare di quelli che ce n'è qua che vi ho visti qualcuni. Per non parlare di quelli che invece la domenica si finiscono di selfie. Eccolo, eccolo! Mister Selfie! Te c'hai delle borse di Vuitton sotto gli occhi. E, no, il selfie è diventata veramente una mania. Io adesso prima di salire qua a fare lo spettacolo ho fatto 52 selfie. Ma cosa ci trovate in questi selfie? Facciamo un selfie! Ma addirittura c'è qualcuno che vedo che per farsi il selfie si è comprato il bastone da selfie. Li avete visti voi? Ce l'hai tu? Sì. Vergognati. Voi sarete anche una generazione tecnologicamente avanzata, però io vi dico una cosa, noi ai nostri tempi per farci un selfie di bastone avevamo il nostro. Bravo! Bravo! Se mi dai la nota. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla, che hai sulle mare. Quando pesci dall'acqua, fatti le cose giù, ti vieni a sbagliare. E va bene, vicino a me, e tu poi dei giorni, che ti venga sdraiato così, così nella spazia, nelle vibra, e nelle braccia, e mentre ti faccio sapore di sale, sapore di sale, sapore di te. Poi il sapore di mare c'erano tutte le canzoncine del mare. Dai che balliamo, ci scambiamo. Se te vengo, te lo conto, ma ti non ho mai.
uscire dalla del tuo fucio, perché fatti mandare dalla del mare luce e tira forte il vento sulla rete del razzo il colpo di sollievo, un abbraccio a una ragazza dopo che aveva pianto, si sferisce la voce e ricomincia a cantare. Al mare, il sole in fila in America, era solo il lampo, la bianca scia di me, dolore nella musica, senza dal pianoforte, quando vide la luna uscire dalla nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Sabino Barone e alle tastiere il maestro Davide Zoccolo. E adesso, dopo questi grandi qua, per come si fa a concludere lo spettacolo? Qua ci vogliono, secondo me ci vuole un po' di anni 80 e soprattutto ci vuole una canzone che io cantavo a tutti. Oh,
con questo piano, con questo giro di piano da Roma.